Ciao a tutti, vediamoci insieme quest'altro impasto collettivo fatto insieme agli amici del gruppo Nuvola, un amore di pasta madre. Dopo aver miscelato le farine insieme ai liquori, ho aggiunto i 300 g di acqua ed ho lasciato 30 minuti in autolisi. Procedo poi con la planetaria. Aggiungo il sale e poi i 50 g di acqua mettendoli goccia a goccia. Aumento poi mano a mano la velocità della planetaria. Vi ricordo che sto seguendo un impasto collettivo sul gruppo Nuvola, un amore di pasta madre, e quindi seguo tutte le indicazioni che Rosa Di Fonso ha messo sull'evento. Finisco di mettere l'acqua, aumento la velocità e porto ad incordatura. Metto poi l'impasto dentro una ciotola oliata e lo faccio riposare per un'ora, lo copro. Passato il tempo, inizio a fare i giri di pieghe. Vedete com'è bello l'impasto? Quindi questo è il primo giro. Dovrò fare, sempre leggendo le indicazioni sul gruppo, tre giri di pieghe con un riposo di 30 minuti tra un giro e l'altro. Quindi copro la ciotola, faccio riposare e poi proseguo per l'altro giro fino al terzo giro. Dopodiché, copro l'impasto, lo sigillo con la pellicola o con un coperchio come volete. E lo metto in frigo, ci resterà per 18 ore. Passate le 18 ore, l'impasto si presenta così, questo è il mio naturalmente. Ora dovrà stare a temperatura ambiente, almeno per 3 ore. Bene, ora metto un po' di farina sul piano di lavoro. Ci giro l'impasto e qui bisogna fare soltanto un giro di pieghe senza toccarlo molto. Come vedete è molto, molto bolloso. Ok. Scende giù da solo. Ancora un po' di farina e lo piego soltanto così prende anche un po' la forma del filone e poi procediamo come meglio. Rosa suggerisce la carta forno oppure nel cestino. Io lo metterò nel cestino. Non è consigliabile fare il taglio perché è morbidissimo. Quindi eccolo qua, l'ho inserito nel cestino e aspetto un'ora come ci suggerisce Rosa. Nel frattempo accendo il forno in modo che va subito a temperatura. Lo copro nel frattempo. Ed eccolo pronto. Io ora ho messo la carta forno su un'altra teglia, così in questo modo giro e nel forno però ho una teglia calda, non avendo la pietra io procedo così. Eccolo qua, molto bello, quindi vado subito a farlo scivolare sulla teglia calda e in forno.
Come vedete si è gonfiato subito, eccolo qua, guardate, anche senza taglio. A me si è cotto con 50 minuti, però voi insomma calcolate anche in base al vostro forno. Ora lo lascio freddare prima di tagliarlo, eh. Ed eccolo tagliato. Beh, io direi che è riuscito molto bene. Guardate quanti buconi che ci sono, quanti alveoli. È bellissimo. Ringrazio Rosa per averci suggerito questa ricetta. Un saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!